E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett e oggi parliamo di un personaggio amatissimo dalla fanbase di The Witcher, Essie Daven. Sigla! Essie Daven è un trovatore donna, una poetessa, una suonatrice di liuto e una cantante in gamba. Sui 18 anni, molto snella, piccolo visetto simpatico, capelli lunghi e soffici, color oro scuro e occhi come stelle, di un particolare blu scuro. È chiamata anche Occhietto, dato che uno dei suoi due grandi occhi è quasi sempre nascosto da un ricciolo dorato che le ricade sulla guancia. È amica di Ranuncolo, il quale al contrario della sua natura la considera una sorella minore e non un possibile interesse amoroso. Non si può dire lo stesso di Geralt, ma andiamo a capirne di più. Essie è uno dei protagonisti della storia Un piccolo sacrificio, nel libro La spada del destino. Viene ingaggiata per cantare alla festa di fidanzamento del figlio di Teleri Druhar, un mercante di spezie, a Bremervord, Sidaris. Per la stessa festa viene in seguito ingaggiato anche Ranuncolo, che in quel periodo sta viaggiando con Geralt. Quest'ultimo scopre in quell'occasione che i due bardi sono molto amici e vengono fatte le dovute presentazioni. Dopo aver risposto male a una domanda innocente della poetessa, Geralt vuole farsi perdonare e, approfittando di un momento di solitudine della stessa, le si avvicina. I due si chiedono scusa a vicenda e avviano una conversazione, finché il Witcher, inebriato dal profumo di verbena di essi, all'improvviso decide di cingerla a sé e baciarla. Lei non si tira indietro, ma dopo il bacio si divincola dolcemente, chiedendo il perché di tale gesto. Geralt non risponde, quindi lei, per togliere entrambi dall'imbarazzo, propone di rientrare alla festa. Avendo accettato un incarico dal principe Aglovald di Bremervord, la mattina dopo il lupo bianco deve recarsi al molo, dove Essie, a sua insaputa, lo sta aspettando, curiosa di vedere un Witcher all'opera. I due conversano e Geralt viene enormemente sorpreso dai ragionamenti logici della trovatrice e dal fatto che la ragazza conosca la parlata antica in modo praticamente perfetto. In seguito, il Witcher approfitta della bassa marea per continuare la sua indagine, senza la poetessa, ma con Ranuncolo che gli si affianca, per cercare un regalo per il compleanno dell'amica, che cade il giorno seguente. Dopo che il bardo raccoglie qualche conchiglia o un mollusco, entrambi vengono attaccati da un gruppo di Vodianoi e per un pelo riescono ad uscirne vivi. Essie medica la ferita che Geralt si è procurato in combattimento e dentro il mollusco preso da Ranuncolo trova il suo regalo, una perla azzurro pallido, dalla quale, afferma, non si separerà mai. Il Witcher dice di essere dispiaciuto di non conoscerla da tanto tempo come Ranuncolo e quindi di non potersi ricordare il suo compleanno, di non poterle fare dei regali e di conseguenza non poterla rendere felice. A quelle parole, Essie cerca di baciare Geralt, il quale però evita la sua bocca, baciandola freddamente sulla guancia. La poetessa a quel punto, non potendo più sopportare di trattenersi, dichiara di amare il Witcher, sin dal primo momento in cui l'ha visto. È ben consapevole, così facendo, di umiliarsi e infatti prova vergogna per se stessa. Ma allo stesso tempo dice di odiare il fatto che Geralt non abbia approfittato della situazione, di odiarlo perché tace, non rispondendo a quello che sta dicendo, e afferma di odiare anche Yennefer e che, a detta sua, la uccide. Geralt, nonostante il discorso di Essie, constata tra sé e sé con orrore di non provare nulla, neppure la minima emozione. Il motivo è che Essie profuma di verbena, non di lilla e uva spina. I suoi riccioli sono color oro scuro e non di un lucente nero. I suoi occhi sono belli, dolci, caldi e azzurri, non di un profondo gelido e impassibile color violetto. Il motivo è che semplicemente Essie non è Yennefer. Il Witcher e la poetessa rimangono quindi seduti, l'uno accanto all'altra, ma in silenzio, per molto tempo. Quando Ranuncolo torna, Essie se ne va, senza degnare nessuno di uno sguardo. Esaurito, per così dire, l'incarico assegnatogli dal principe Aglovald, qualche giorno dopo Geralt lascia Bremervord, insieme ai due poeti. Ma una volta attraversato il fiume Adalatte, Essie prova di nuovo un disperato affondo verso Geralt. Prima che il Witcher possa rispondere, interviene Ranuncolo, affermando di non sopportare più la situazione. Quindi dedica ai suoi due amici un discorso, durante il quale invita Geralt a fare sesso con essi e invita essi a fare sesso con Geralt nel lasso di tempo in cui lui si assenterà per pescare. Dopo una lunga conversazione, finalmente Geralt ed essi vanno a letto insieme. Il giorno dopo il trio organizza una cena d'addio. Ognuno, infatti, dalla mattina seguente avrebbe preso la propria strada. Dopo aver mangiato e essersi ubriacati, essi si addormenta sul petto di Geralt, il quale rimane sveglio ad ascoltare Ranuncolo che, davanti al falò, canta la ballata di un Witcher e di una poetessa, incontratisi sulla riva del mare e innamorati
innamoratisi al primo sguardo. Canta di come nulla, neanche la morte, sia in grado di distruggere il loro amore. Ma la realtà si rivelerà ben diversa dalla canzone del bardo. Geralt ed Essie non si rivedranno mai più, anzi, 4 anni dopo il loro ultimo incontro, Ranuncolo, in seguito a un'epidemia di vaiolo scoppiata a Visima, porterà il corpo senza vita della poetessa lontano dalla città, nel bosco. Lì, su richiesta dell'amica, la seppellirà, insieme al suo liuto e alla sua perla azzurra. Che cosa dovrei fare? Registrare.